mi richiama una ricerca che avrei voluto comunque fare in qualche altro articolo, perché la fattispecie si ripete. Noi vediamo una quantità spropositata di risposte puntuali che a questo ho già fatto cenno nella mia relazione generale, che spesso sono ripetute negli anni perché evidentemente sono di tipo strutturale e che però ancora non sono state risolte con norme generali di settore che possono ricomprendere queste necessità. Allora, le emergenze, i casi eccezionali esistono, esisteranno sempre e sarà sempre necessario dare un aiuto, dare un contributo, risolvere un problema. Però qui spesso vedo che stiamo parlando di cose che si ripetono e il fatto che un'amministrazione non ci faccia caso o comunque non produca una norma che possa in qualche modo regolamentare i casi e dare la possibilità, in caso si tratti di associazioni, e questo è su un altro articolo, come è già stato fatto ad esempio per la cultura e per lo sport, di partecipare a soggetti diversi nel tempo, che comunque svolgono i servizi che sono utili, ma che possono appunto rinnovarsi e dare spazio a soggetti diversi, non sempre gli stessi. Allora, da un lato ci sono queste cose puntuali che sono di tipo strutturale e non esistono norme che ne regolino la gestione. Dall'altro, quante di queste poste che ho visto invece intervengono in settori dove invece una normativa di settore esiste già. E in questo articolo ne vediamo diverse, c'è il 2.13 dove si mettono dei soldi per progetti di coworking, esiste il rilancio impresa, o nel 2.14 dove si danno dei soldi per il sistema delle gallerie cannoniere. Esiste una legge che ha messo moltissimi soldi sulla prima guerra mondiale. Allora, credo che ci sia qualche problema di interpretazione, di diffusione, di coinvolgimento, perché se devono essere fatti degli interventi puntuali dove esistono già norme di settore, c'è qualche cosa che non funziona. Oppure, come al 2.18.1, dove vengono stanziati 60.000 euro per il finanziamento annuo a proprio progetto, una cosa che aveva già concluso, non si capisce perché il Consiglio si debba preoccupare del funzionamento di un'agenzia regionale che avrà il suo stanziamento e quei dispositivi veramente non si riescono a comprendere. In riferimento al finanziamento di 2.14, cioè a questo progetto, al finanziamento di largamente firmato, che come potete vedere non c'è la nostra firma, ma non perché non ci interessa, semplicemente perché non siamo stati coinvolti, che riteniamo questo tipo di interventi sul social branding, sull'appunto coinvolgimento delle persone per progetti di microcredito o peer-to-peer lending, che sono tutte forme innovative anche di aiuto tra persone che sono rese possibili dalla tecnologia che ormai è scusate, vediamo di rispettare ancora la collega che parla, dai. Volevo però solo in questa sede suggerire di trovare un altro nome per il progetto, perché il
l'ho utilizzato che ricorda delle parole inglesi, credo non sia proprio più adatto per distinguere un progetto sinistro.